Terza giornata Super 7 Cup, Evolution Team contro Vreng. Risultato 3-1 per gli Evolution Team, sta per diventare... No, resta 3-1. Anche grazie alla fetta di Basile. Comunque ripartono i Vreng col nuovo acquisto Menichini, che parte più arretrato quest'oggi. Anche se nonostante il risultato continuano a fare la partita di Evolution Team. Ricordiamo arrivati anche secondi nello scorso torneo di calciotto. Diligentemente l'arbitro fischia un contrario. Alla vecchia maniera. Bisogna fermarla. Comunque i Vreng ci hanno abituato a ottime prestazioni, quindi diciamo che essendo quasi sul finale del primo tempo il risultato è ancora in bilico. Ripartono gli Evolution Team, adesso la difesa gira su se stesso, difensore per cercare di allargare, riesce l'anticipo parzialmente a Menichini, che poi non trova consecutivamente il pallone. Poi gioca bene. Come si chiama questa ragazza numero 1? Peppe, ok. Non è vero, non si sa, però un bel sinistro, ha fatto due gol bellissimi. Ancora possesso palla per i Vreng a centrocampo. Una serie di rimpalli favoriscono l'attaccante, che cerca un 1-2 improbabilissimo per come si è svolto. Guarda, io lo dico sempre, abbiamo giocato di squadra. Qui c'è ragazzi, Carlo che ci appoggia. Non parlate di queste cose. Sì, potrebbero sgamare i nostri schemi. Comunque Carlo siamo a posto, manca il portiere, ma di là manca il portiere, manca due giocatori. Ah, sì. Se non vinciamo oggi. Dunque, palla che finisce ancora sul fondo, però l'arbitro aveva fischiato un fallo. Tra l'altro c'era il cartellino giallo. Io voglio abbattere questo maglianello. Abbattere questo. Oh, abbiamo troppo bene. C'è molto pathos, molta energia in questa telecrona. Comunque, seguiamo questo calcio di punizione a favore dei Vreng da una media distanza. I piedi sono quelli che suono. I Vreng spesso hanno abituato gli spettatori a calci piazzati veramente ottimi. Comunque si chiama questo schema, questo il tiro Sbilenko, corpo all'indietro, piede alto, non ferma la gamba, la palla finisce in meta praticamente. È molto tecnico questo. Comunque ripartono gli Evolution Team subito con una verticalizzazione a favore dell'attaccante che cerca un 1-2, poi Menichini ancora un rimpallo lo favorisce e non riesce però nel disimpegno. Sì sì, questo sicuramente. Abbiamo detto in apertura di telecronaca. Il telefono di Basile. Comunque palla ancora tra i piedi questa volta del portiere degli Evolution Team, che con tutta calma si impossessa il pallone solo su pressione dell'attaccante De Vreng. Poi azioni confusionarie per il momento. Comunque sul fine primo tempo le squadre sono abbastanza stanche, ma ancora danno segni di spettacolo gli Evolution Team con un tiro dalla distanza del solito numero 11, il quale in momento non conosciamo ancora il nome. Menichini, pallone schizza, non riesce a tenerlo in campo, quindi palla in fallo laterale a favore degli Evolution, che ripartono ancora una volta senza alcun problema. Chiama la palla alta, il difensore finisce tra le mani del portiere dei Vreng, che la rimette ancora a lungo. Questo segnala appunto l'assenza di un gioco che magari oggi è costretto. Comunque, oh, buona azione dei Vreng adesso. Il dribbling dell'attaccante che mette al centro, la deviazione del difensore. Riparte ancora Menichini, buona l'apertura per il compagno di squadra che finisce in fallo laterale. Chiudiamo qui il collegamento. Un saluto a Basile, Chaiki e tutti i Blue Island, Evolution Team e Vreng. Arrivederci.